Amici di Screcce, ben ritrovati. Settimana pimpante, abbiamo detto che siamo già in clima autunnale, anche se fa un caldo bestia, dobbiamo dire la verità, che questo settembre ci sta ripagando dall'assenza di grande estate di agosto. Però, giustamente, dobbiamo parlare delle ruote grasse, sono appena conclusi i mondiali e in Svizzera, insomma, abbiamo visto poche immagini, anzi quasi nulle, però, insomma, per gli amanti delle mountain bike e delle ruote grasse un po' di delusione c'è. E poi dopo mi piacerebbe capire quando dicono che in Italia non possiamo essere ai livelli del Belgio, anche come il ciclocross, ma finché non riusciamo a dare dignità a queste due discipline, insomma la vedo lunga e dura. Cara Ilenia, grazie buonasera di essere con a tutti. Noi. Sono stra contento di avere Fausto Scotti e Luigi Bielli, perché sono dei pezzi del mio cuore. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Allora, io, scusami Fausto, parto da Luigi Bielli, perché a una certa età, io sono un sentimentalone, quando vedo i suoi occhi, ma lo vedo esattamente come era 30 anni fa, quando io organizzavo la Sei Giorni di Bassano, che c'era un movimento talmente pimpante, talmente bello, con le puntate che andavano in onda su Mercoledì Sport, con De Zan, con l'amico Martino, e c'erano 7-8 milioni di persone che guardavano. Stiamo parlando di altri mondi. È vero, bellissimi ricordi. Bellissimi ricordi, sì, vedere sempre il mercante pieno di pubblico e di gente, appassionati, e poi una possibilità di rincontro e anche i stradisti che venivano a farsi vedere, cosa che oggi un po' ci sta riportando Viviani, questa possibilità dei stradisti entrare. Io ho sempre detto che lo stradista doveva essere sfruttato, tra virgolette, per far sì che questa disciplina, che anche negli anni 90 temeva un po' il tempo, no? Perché si parlava di far risuscitare la pista, però grazie a questi stradisti, insomma, che facevano cartello, riuscivamo a portare tanta gente negli spalti, e poi soprattutto c'era forse quella sensibilità di far vedere questi eventi che erano sport e spettacolo. Io mi ricordo con la Martino, prima parlavamo di Vicini, parlavamo anche non soltanto di Bielli ma anche di Fanelli, che so che ci segue. Insomma, erano momenti epici, è vero? Beh, bellissimi periodi che ogni tanto con degli amici ci ricordiamo, facendoci sempre delle battute dietro, perché magari è anche il contorno, il contesto della gara, magari era il principale, però dopo era tutto di stare insieme, perché siamo avversari, ma la sera stessa, poi finita la gara, eravamo lì a mangiare insieme. Tu ti ricorderai di Danny Clark, che poi si metteva anche lì a suonare la chitarra e a fare spettacolo. Suonava, era un eccezionale. Oppure uno dei maggiori debosciere, dei maggiori comici, diciamo, certo, corridori, atleti di talento, vincitori di tappe al Giro d'Italia, vincitori di tappe importanti in giro per il mondo, ma grandissimi atleti di pistard, che facevano da vedette, sia per il pomeriggio delle scuole, che era aperta alle scuole, che anche la sera, facendo un po'... Mi fa piacere ricordare quei momenti. Caro Fausto, io dico sempre una cosa, con un po' di inventiva e un po' meno di invidia, questi periodi possono essere rinverditi, perché tu avrai visto le Sei Giorni di Bassano, quando Bassano era caput mundi, Cipriano Chemello, dobbiamo ricordarlo, Walter Coradin. Ecco, portare lo stradista era quasi un impegno d'obbligo per poter portare pubblico a farsi affezionarsi a questa disciplina anche un po' complicata. Continuo a dire, il ciclocross dovrebbe fare la stessa cosa, però è anche pur vero che quando poi dopo uno che si impegna nel ciclocross vede deluso le sue aspettative anche per quanto riguarda i media e deve accontentarsi, tra virgolette, forse di qualche social, diventa un po' dura. Ma sì, intanto ricordo benissimo le Sei Giorni di Bassano, ricordo spettacolare lavoro che facevi, perché comunque stando qui a casa di Greco e comunque andando con Valentini venivo spesso a vedere le gare in pista o stavo nel parterre, quindi era molto emozionante, perché comunque per noi che si faceva comunque ciclismo si correva su strada, in pista e ciclocross, quindi il mercoledì o il giovedì era sacrosanto e si doveva andare in pista, quindi non potevi rifiutarti assolutamente, e imparavi un po' tutte le discipline, cosa che comunque l'atleta polivalente già c'era, non è che è stato inventato adesso, e dobbiamo dire è un atleta polivalente, la parola già esisteva allora e esisterà sempre. Poi logicamente un atleta, quando comincia a diventare più bravo su qualche disciplina, pian pianino i manager, i procuratori riescono a spostarlo pian pianino solo su un'unica disciplina, ma abbiamo visto che poi facendo solo quella disciplina
il fisico abituato ad essere polivalente non riesce più ad avere gli stessi risultati vero, che ha ottenuto questo, certo, precedentemente. Ma a quell'epoca c'era anche tanta confusione, perché si faceva anche un po' di confusione. Il velocista aveva delle doti fisiche completamente diverse, non si poteva accomunare con quello che poteva fare la corsa a punti o l'americana. C'era anche un po' di confusione, ma c'era anche la confusione dettata dalla poca cultura che si era perduta. E un po' questo copia e incolla succede ancora oggi con il ciclocross, però io credo che comunque la differenza tra ciclocrossista e stradista sia minima, Ilenia, non penso che sia enorme. Beh, sicuramente il corsista ha delle abilità di guida che, ahimè, guardando un po' come stanno andando le gare su strada, a molti professionisti manca. È vicino alla strada, ma è vicino anche al mountain bike, per questo che, tra l'altro, penso che Mathieu Van Der Poel, sì, è vero che è un esempio forse un po' diverso dagli altri, però guardate che stagione ha fatto quest'anno, cioè è stato vincente praticamente ovunque. Quindi con i giusti riposi io sono dell'idea che fa bene, insomma. Ecco. Abbiamo assistito ai mondiali che non li abbiamo potuti vedere, anche questo io credo sia una mancanza. Poi chiaramente tanti appassionati hanno detto: cosa paghiamo il canone? Io sono un po', diciamo un po', diciamo così, a lato, io pago il canone perché mi guardo te che te e mi piace. Quindi ecco, a te, a me credo che sia forse la trasmissione più seguita, ma c'è un discorso da fare a monte. Evidentemente quella televisione non esiste più e la gente, anche i giovani, perché tu sei molto più giovane di me, Fausto, si rendono conto che quella era una televisione diversa, forse più attenta, e oggi invece questa attenzione manca. Allora forse per questo che uno dice guardo te che te, perché era una televisione forse fatta di persone di un tempo. Beh, in un tempo, diciamo una trasmissione dove ti rispecchiavi, perché comunque hanno azzeccato anche l'orario, perché lo fanno nell'orario di cena, certo. E anche noi nella nostra famiglia lo seguiamo e mi piace molto vederlo, perché poi ricordi anche l'infanzia, i caroselli, con la gente, tutto quello che c'era, sì. È molto bello. Purtroppo i tempi cambiano, e le gerarchie cambiano, quando ci sono dei manager diversi, ragionano comunque, forse si sono un po'... Sono cambiati moltissimo i tempi e non ci danno più quello che ci veramente stiamo scollando. Vuol vedere. Ecco, io voglio riprendere una cosa che è successa da pochi giorni e sono contento, Fausto, perché tu sai quanto io sia allergico alle polemiche e anche parlare fuori luogo. Ci sono stati un po' di attriti sul fatto che tu organizzi e in più sei commissario tecnico. Io dico da una vita, meno male che qualcuno organizza ancora e che non perde la volontà. Però sono contento che c'è stato un momento di fair play da parte tua di cedere una gara che coinvolgeva comunque un più che meritorio Giacomo Salvador con la sua gara. Quindi anche tante volte le chiacchiere penso che riescano a dividere, anche nel ciclocross questo sta succedendo, e tutto il lavoro che tu hai fatto, ma che stanno facendo, che hanno fatto anche nel Trofeo Triveneto o nel Mastercross, non portino bene, perché poi dopo ci sono quegli attriti che si sa bene che quando ci sono degli attriti c'è qualcuno che si infila in mezzo e invece di creare un po' di armonia cerca invece di fare da deflagrante. Io questo non lo sopporto proprio, e poi dopo me ne assumo la mia responsabilità, anche perché ahimè sta trasmissione è mia, me la pago, posso dire che voglio. Ma io sono contento per quello che comunque è stato realizzato in tutta l'Italia, perché comunque io sono cresciuto nel Triveneto, perché era la madre del ciclocross, quindi si saliva spesso da Roma, salivo, facevo le gare e ritornavo a casa. Erano abbastanza lunghe le trasferte, 1000 chilometri per un weekend, 1200 quando erano un po' più lontane. Quindi adesso l'Italia è cambiata completamente, a 360 gradi abbiamo tantissimi circuiti. Partendo dal centro Italia e scendendo c'è il circuito del Lazio Cross, che è coordinato da Massimo Forcarelli, che gareggia, un figlio che comunque è un atleta di interesse nazionale e riesce a mettere in piedi tantissime gare, e in più fa anche degli ottimi stage. C'è il circuito dei mari, il circuito delle Marche, l'Umbria, la Calabria, ci sono tre gare in Sicilia, la Sardegna fa un suo circuito, c'è il circuito Piemonte e Lombardia, quindi il Triveneto che prende gran parte di tutte le regioni che comunque conosciamo, e quindi l'Emilia Romagna che sta facendo un circuito prevalentemente per i giovani, mirato ai giovani per far ricrescere i giovani, perché comunque è una regione che sta perdendo molti numeri. Questo è importante. Poi comunque alla fine
Se ci sono delle date e delle gare che comunque si sovrappongono, meglio, ma poi comunque alla fine si riesce sempre a trovare. Ma Fausto, ma i bambini di Reggio Emilia o i ragazzini della Puglia, della Campania, insomma, sono sempre ragazzini, cosa si sovrappone e cosa? Cioè, ho capito io che ci possono essere due o tre gare nazionali o due gare, ma vabbè, ognuno si prenderà quello che ha, però voglio dire, quelle credo che siano un po' come le 6 giorni. C'è il lapice di qualcosa di importante che possono andarci quelli del territorio, ma a pioggia possono affascinare i ragazzini. Qua non vogliamo fare dei campioni, campioni ne parleremo dopo, però vogliamo portare dei numeri che ci sono, non è che non ci siano nel ciclocross. Non stiamo parlando di una crisi di numeri, stiamo parlando di una crisi forse organizzativa, ma di media, cioè anche mediaticamente poco spesa, insomma, con pochi ritorni. Abbiamo fatto un Istat federale, ma anche con Luigi, dove mediamente abbiamo intorno ai 3.000 praticanti di ciclocross tra federazioni e enti di promozione. Sono tanti numeri, ma tanti numeri anche per le aziende, perché comunque un atleta possiede minimo due biciclette, quattro paia di ruote di scorta, due paia di scarpe. Comunque diventa abbastanza elevato questo numero e c'è tanta attività. Questo fa piacere perché comunque, ripeto, sono prima un tecnico della nazionale, poi comunque organizzatore mi sono dovuto improvvisare perché nel 2011 non c'era nessuno che faceva i campioni italiani, ho dovuto prendermi io la biga dicendo sempre agli altri E poi dopo la fatelo voi critica e anche. fa. E poi la critica. Ci Ma sì, vanno belle sta. critiche, le No, critiche ti spiego. costruttive fanno piacere alla Adesso faccio fine. ridere la Ilenia Lazzaro. Io per 30 anni ho fatto il Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Lo dico ai nostri telespettatori, ma Che non lo che sanno, non lo gente. sanno. Ma in più facevo anche 6 giorni, ho fatto tantissime gare, però quella era una parte che mi interessava, la amavo particolarmente perché era per la categoria degli allievi e il sottofondo musicale di tutti quelli che gravitavano intorno a noi era lo fa per soldi, lo fa per questo, lo fa per quello. Poi a un certo punto nel 2013 mi sono scassato le palle. E ho detto vabbè, se qualcuno vuol guadagnare soldi, da adesso in poi avanti. E il problema è che dal 2013 non ha più fatto nessuno e quindi queste 8-10 gare sono andate e hanno depotenziato un movimento qua, e quindi la tiepidità anche di una parte della federazione, insomma, ma chi se ne frega, quando loro mi vedono giro la strada posso dirlo, ma lo stesso per la 6 giorni, lo stesso per la Bassano Vajont. Poi a un certo punto un mio amico diceva sempre, a furia di dire a uno che è ladro, se è ladro se ne sbatte, ma a una persona onesta 2, 3 volte lo fa, 4, poi alla fine ti manda a quel paese, perché ne ha le palle piene, perché organizzare vuol dire 99 su 100 bagnare. Sì, comunque ecco, io dico sempre che per fare l'organizzatore, come comunque nella nostra famiglia, la nostra società è nata nel 1959, ancora con mio papà e mio Tu nonno, manco eri nato. e non ero ancora nato e ancora prima che iniziassero le Olimpiadi nel 60, poiché papà era all'interno di questa organizzazione olimpica e quindi è nata questa società, gareggiava e quindi ha cominciato sempre lui ad organizzare gare insieme a tutta la famiglia. Poi, ecco, venendo a mancare lui nel 2010, abbiamo fatto questa associazione al suo nome. Ripeto, fa piacere organizzare, ma non è un lavoro, è una passione. Spesso a casa ci si autotassa perché è normale, Certo, perché comunque quando hai la passione. E ogni tanto pensa a un amico che comunque è del posto, che mi dice la passione a volte l'ho messo da parte e devi lasciare un pochino stare. Però quando poi arrivano quei bambini che sono contenti, li metti sul palco alla fine a fare la premiazione con gli elite e li vedi con una gioia immensa e rivivi quello che vivevi tu da bambino e dici ok, abbiamo voi smesso di là essere bambini, gli è stronzi hanno smesso di andata, essere voi là è bambini. bello, continuiamo a È far bene vero, è ai vero, è vero. ragazzini. Guarda, facciamo una piccola break, andiamo via con la Gran Fondo di Teramo. Questo è un servizio di Zappa Cenere, ben volentieri lo mettiamo in onda. Poi dopo state con noi perché abbiamo anche il Giro del Friuli, Under 23 Elite, insomma, una bella chicca, ci saranno tutte le tappe. Ma adesso andiamo con la Gran Fondo di Teramo. Parti di slancio. Contrasta la fatica.
ritrova le forze. Pro Action, integratori per lo sport. È la grande festa dello sport, è la grande festa del ciclismo, è la Gran Fondo Città di Teramo, giunta quest'anno alla sua 8ª edizione. Si corre sotto l'egida dell'Axi Ciclismo. La gara è valida come prova del Master Tricolore ed è partner amica del circuito Invici Top Challenge ed è una delle poche Gran Fondi in Italia a partire e arrivare nel centro storico di una grande città. Ed è stata proprio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a fare da stupenda cornice alla partenza, all'arrivo e a tutti gli eventi collaterali. Il sabato, gincana di mountain bike organizzata dalla Scuola Ciclismo Prati di Tivo e un'esibizione di spinning organizzata dal Group Cycling Club Interam. E sono stati oltre 400 gli atleti al via che hanno risposto all'invito dell'organizzazione con in cabina di regia il dinamico Raffaele Di Giovanni. Due i percorsi tra cui scegliere: il percorso medio di 92 km con 1100 metri di dislivello. Per quanto riguarda il percorso Gran Fondo, sono ben 160 km da affrontare con un dislivello di 2600 metri, un percorso che porterà gli atleti ad immergersi negli stupendi scenari del Gran Sasso. Ed è proprio il massiccio montuoso più alto degli Appennini con i suoi 2912 metri a fare da grande protagonista a questa prova e a lasciare senza fiato gli atleti per gli splendidi paesaggi che si aprono davanti ai loro occhi. Per quanto riguarda il corto, è un autentico arrivo in parata. Davide D'Angelo e Manuel Fedele scortano letteralmente Mauro Cappelletti, corridore di Alba Adriatica, che taglia per primo il traguardo. In campo femminile, arrivo in perfetta solitudine per Azzurra Dintino del team Go Fast. Per quanto riguarda il lungo, alla divisione dei percorsi, si portano in vantaggio Alfonso D'Enrico, Tirabassi e Sirio Sistarelli. Sistarelli è messo fuori gioco da una caduta e al comando rimangono il campione del mondo Alfonso D'Enrico e Antonello Tirabassi. I due continuano implacabili nella loro azione. Alla fine Antonello Tirabassi, corridore che vive da Bezzano, a tagliare per primo il traguardo davanti al compagno di squadra Alfonso D'Enrico. Terza posizione per Vladimiro D'Ascenzo del team Melania OMM Faleria. Tra le donne va a segno Elisa Concetto del team Pro Bike Teramo. Come di consueto, la gara si chiude con un ricco passaparti e le splendide premiazioni finali che chiudono tre giorni di grande sport.
Amici di Sketch, ben rientrati. Allora, abbiamo visto questa bella gran fondo, adesso voglio parlare di questi mondiali di mountain bike, li voglio un po' così accarezzare, perché abbiamo accarezzato soltanto l'idea di poterli vedere, la grande massa si è persa uno spettacolo, e voglio anche fare un appunto, ne abbiamo alcuni degli sponsor, tra cui uno come Stevens, che insomma hanno piacere. Sai cos'è che ho notato? Che la parte, diciamo, mondiale, gliene frega poco che in Italia non siano andati in onda, però se non andavano in onda in Belgio, in Svizzera o in Francia, veniva giù il finimondo. Sì. E allora, siccome settimana scorsa abbiamo parlato con Garniga sulle possibilità che anche l'Italia ha nella globalizzazione, però quando gli sponsor dicono vabbè, non è andata in onda in Italia, ce ne frega, vuol dire che noi stiamo fallendo, Ilenia. Assolutamente sì. Ma poi, tra l'altro, io la domanda che continuo a farmi è: il movimento sta crescendo, i numeri parlano chiaro, ma anche un'analisi proprio dei dati, perché mi sono divertita a fare un'analisi dei dati questo weekend, e quando nei social network l'hashtag Lenzeride 2018 è topic trend assieme a Salvini, assieme a Fedez e la Ferragni, vuol dire che gli italiani hanno twittato, cioè hanno cercato notizie o hanno detto quello che pensavano sul mondiale. 65.000 persone, questi sono i dati finali dell'edizione svizzera di questo campionato del mondo. Quello che fa male è che abbiamo gli atleti, e io quello che ho scritto più volte nei vari articoli che ho fatto nell'ultimo periodo è che gli atleti mettono il talento, però poi se non c'è la visibilità casca un po' tutto, no? Allora, abbiamo gli atleti perché... Quanti anni sono passati prima di vincere un'altra volta una medaglia come quella che ha vinto Gerhard Schmaumer l'altro ieri, con i gemelli Braidot, che comunque hanno fatto un garone, quindi tre atleti nei primi 12, non stiamo parlando del 40° posto. Un mondiale. In un mondiale. Noi abbiamo avuto comunque la fortuna di far vedere al pubblico tutta la Coppa del Mondo, quindi insomma, ragazzi, sono stati protagonisti. Marika Tovu, un'altra bellissima medaglia, anche Celestino. Dategli tempo, sto citi di lavorare, sta tirando su quello che era giusto che tirasse su. Settimana prossima abbiamo i campionati mondiali ad Auronzo Marathon, io sono convinta che gli italiani saranno protagonisti anche lì. Detto questo, è stato veramente il mondiale dei numeri, ma della copertura mediatica a livello straniero atomica, perché chi ha avuto l'obbligo come me di seguire il mondiale dalla TV svizzera ha visto una copertura che qua in Italia la vediamo nella Serie A di calcio, cioè con interviste fuori, dentro, i genitori di Schurter che, aperta parentesi, si è dimostrato ancora una volta con queste clip deliziose che clip andavano a casa a trovare, clip creavano bellissime. Il personaggio. Assolutamente, quindi veramente è stata una copertura mediatica atomica. Dispiace, lo dico ancora una volta, che se si comprano i diritti, a mio avviso, qualcosa si dovrebbe far vedere. Se non interessa far vedere, allora lasciate liberi i diritti che almeno qualcun altro prova a prenderli. Certo. Ecco, solo questo. Poi per le gare, che dire, insomma, chi ha seguito, non sorpresa, ma Kate Courtney, che io davo sul podio, non avrei mai dato come vincitrice, ha vinto un mondiale alla grande dopo una gara grandissima contro Annika Lankvad, che era la pronosticata assieme a Yolanda Neff, che a mio avviso ha patito tantissimo, forse Fausto può darmi ragione, lo stress forse del personaggio, cosa che non ha patito invece Nino Schurter, che era teso a casa sua alla grande, ha dimostrato, ha giocato un po' col gatto al topo, ma non, ha giocato fino a un certo punto, perché io sono dell'idea che comunque Gerhard era veramente l'avversario da temere. Certo. Più di così in quella giornata non poteva dare Gerhard, però ha dimostrato due tappe fa di Coppa del Mondo e anche nelle ultime prove di Coppa di essere uno che può mettere in difficoltà Nino Schurter. Matthew Van Der Poel, insomma, penso che non ci sia bisogno di niente. Adesso io sono curiosa solo di vedere, poi voglio sentire Fausto su questa cosa, come partirà col cross, perché parte già domenica prossima. Certo. Sto ragazzo praticamente si è mai fermato quest'anno, a differenza di Wout van Aert, quindi a mio avviso punta all'europeo, che corre in casa. E poi forse si fermerà, perché non lo so. Ma io forse voglio fare una domanda. Da commissario tecnico, siete commissari tecnici ambedue, che fate i conti veramente come una volta si faceva in povertà, mettere, sai, pranzo e cena insieme con quello che si aveva, no? Però ottenete risultati eccezionali. E
Come la vedete questa cosa qua? Perché poi dopo i sacrifici che voi fate, se non sono corrisposti mediaticamente, perché la gente non lo sa, e quel pubblico forse che è un po' più tiepido, se fosse accompagnato in queste cose prenderebbe veramente tono e si scalderebbe molto di più, e quindi creerebbe quella macchina e quel volano da poterci portare a regime dei belgi. Ecco, tante volte è un po' frustrante, credo. Ma intanto è tutto legato, no? È una catena che è tutto legato. Intanto, innanzitutto, noi la federazione ci permette di lavorare, di fare le trasferte, di andare fuori come in tutte le altre attività, quindi sia il presidente di Rocco nella persona poi del segretario generale e il consiglio federale fanno dei grossi sacrifici per poter poi aiutare tutte le specialità, perché sono aumentate tantissimo. Il problema grave è questo qui, che comunque gli organizzatori italiani, qualora dovessero pensare di fare veramente gli organizzatori, non sanno neanche cosa portare, per esempio, a far vedere, perché non hanno immagini, devono andare su internet e prendono altre immagini di altre TV straniere e non riescono a far capire realmente quello che c'è. Come diceva adesso Ilenia, lei l'ha seguito in una TV svizzera, io l'ho seguito su un'altra TV di un'altra nazione. E non è carino perché comunque tu ti aspetti di vedere un qualcosa, certo. E quindi sai, parliamo di un mondiale e non solo parlando. Perché comunque hai anche degli atleti che comunque possono dare e sai che possono portare un grosso risultato, perché ci sono stati due grandissimi guasti meccanici per i fratelli Braidotti, che comunque sicuramente potevano lottarsela. Scusate la domanda un po' anche cattiva, mi dispiace ma devo farla. Allora, come ci si può porre da utente? Allora, i mondiali, che è la massima espressione del ciclismo, come può essere il mountain bike, come anche i mondiali di ciclocross, non hanno merito di essere dati alla grande pubblico, però alcune gare, alcune pochissime, possono andare in diretta. Cioè, io questo non lo capisco sinceramente, se dobbiamo dare un'importanza, perché se Juventus e Real Madrid credo che abbia un'importanza, con tutto rispetto, Caltanissetta, che ne so, Borgorico ne ha un'altra. Sì, adesso... È un po' come dire, guardo la partita esima di Serie D e mi proibiscono di vedere il Real Madrid. Cioè, questa per me è la stessa cosa. C'è una grande moda comunque, che adesso sono le Gran Fondo che la fanno da padrone. Da tutte le parti la fanno da padrone, comunque è diventato più che altro un business, no? Quindi, e lo abbiamo detto in più. Se dovesse diventare un lavoro potremmo fare quello. Sì, è vero. Però c'è pur dire che spesso passano delle trasmissioni, delle cose che in quel momento si potrebbe dare una gara di bambini, una promozionale, o lo stesso mondiale o anche tante altre gare che comunque facciamo in Italia. Dobbiamo cercare di aspettare di aver fortuna di vederla in un orario giusto, e poi comunque se si fa troppo tardi, come tutte le persone, il giorno dopo di andare a lavorare, non riesce a vederla, e quindi alla fine, quando tu poi ti devi riproporre a uno sponsor, una persona che ti deve dare una mano per l'anno dopo, ti dice sì, ok, ma dove siamo passati? Ma l'Italia passa sempre indietro, perché poi dopo vuol dire che a volano, che le industrie non ci siamo e non ce la fai. E poi comunque tu il server, se il servizio lo paghi per fare la tua gara, e quindi è un po' un boomerang, devi cercare di trovare appoggio un po'... Beh, se voi ridete, oppure se quando si ride a mezzo, allora il commissario tecnico, perché tu sei commissario di altre due discipline, tu ti ammazzi. Sì, perché... Ciclopalla e ciclismo artistico, sì, gli italiani che io praticamente gestisco, europei e mondiali, sono italiani ma vivono all'estero. E per forza, che fanno quindi qua? È un po'. Però in Germania hanno fatto la diretta ultime gare grosse. Che è una disciplina tremenda, di grande sforzo fisico, mentale, che credo che sia qualcosa di interessante, no? Sì, anche da far vedere nelle scuole. Loro sono, diciamo, molto seguite, sono delle attività che sono partite dalle scuole, poi vanno nelle palestre, dalle palestre in ambito internazionale, quindi abbiamo la possibilità, loro fanno anche ciclopalla, hanno dei gironi, loro quindi ci sono dei club come i nostri del calcio, 5.000-6.000 appassionati che vanno lì alle gare con i tamburi, con campanacci. Dobbiamo tornare una volta, è sport, sì. E deve essere un diritto di tutti. Ma sai cosa, Nicola? Io temo che sia un problema, non riesco a capire se è la paura che questo nuovo mondo, insomma il fuoristrada, vada a predominare
nell'appeal del pubblico, della massa, il vecchio ciclismo su strada, che comunque ultimamente sta perdendo un ragazzi, po' di appeal. Dai, eh, non ne parliamo. Ma tra l'altro mi aggancio a un'altra cosa: è uscito questo weekend in tutte le sale italiane questo film italiano Ride, che altro non è che un thriller stile Hunger Games con la bici da downhill. E allora anche là, se ce lo vedono Eurosport fa vedere il downhill. Eurosport in tutte le gare del mondiale ha scelto di far vedere il downhill. Esce questo film, Diletta Leotta oggi ha fatto un post su Instagram con la bici a mountain bike, non ha fatto la bici alla strada. Io temo che ci sia questa paura, forse di, che non lo so da di chi, di perdere la supremazia della strada. Però a livello straniero, estero, i numeri parlano chiaro, sono più le mountain bike vendute che non le bici da strada. Anche in Italia mi pare che gli iscritti nel fuoristrada abbiano superato drasticamente. Beh sì. Sì, hanno un numero notevole, anche perché comunque adesso a livello di sicurezza non ancora cross country e nel fuoristrada anche un genitore stesso, il primo approccio è sempre nel fuoristrada, no? Noi facciamo molte scuole, andiamo a fare con i bambini, e quindi il primo approccio lo fanno con il fuoristrada, poi pian pianino vengono seguiti anche su strada e da lì ti accorgi dove poi può, parliamo dove anche di emergere. Sicurezza, no? Ne parliamo dopo. Prima mandiamo un altro servizio di Christian Bong, dove è andato anche il nostro Gianni Dal Santo a sostituire Zappacena, che era impegnato a Teramo, per quanto riguarda il Giro del Friuli Elite e Under 23. Anche questa è una gran bella gara, e quindi gustatevela. Buongiorno a tutti da Fagagna, ci troviamo in provincia di Udine e fra pochi istanti prenderà il via di questa 54esima edizione del Giro del Friuli Venezia Giulia. È proprio il sindaco Daniele Chiarvesio che dà lo start ai corridori. Prima tappa di questo giro che viene riproposto dopo 2 anni di assenza dal calendario, tappa di 166 chilometri, leggermente ondulata, con 2 GPM di terza categoria e 3 traguardi volanti. Una tappa che si snoda nella pedemontana friulana e che arriverà a Spilimbergo, ci troveremo qui in provincia di Pordenone. Qui vediamo inquadrato il gruppo, natura particolarmente compatta, nel primo circuito iniziale di Fagagna, disegnato dagli uomini che hanno provveduto appunto a riproporre questo Giro del Friuli, che sono quelli della Libertas Ceresetto Pratic Danieli, a cui va un sincero ringraziamento, un grande in bocca al lupo per queste giornate di intenso lavoro che gli aspetteranno. E qua vediamo il primo tentativo di fuga della giornata, sono usciti in 14 dal gruppone. E tra gli altri si tratta del austriaco Benjamin Hill, classe 1990, di Gino Mader, svizzero del 97, corridore di assoluto spessore in quanto vincitore di una tappa del Tour de l'Avenir, di Davide Leone, italiano, classe 1996, del connazionali Fabrizio Capodicasa, della Gallina Colosio Europea, di Andrea Di Renzo, classe 95, di Nicola Breda della Zalfero Mobil Désiré, di Tadej Pogačar, proprio lo sloveno che abbiamo visto in azione pochi minuti fa, lui vincitore sì del Tour dell'Avenir, per cui un Under 21 che promette assai bene, corre per la Continental Team Ljubljana. Poi ci sono anche Flavio Tasca, Robin Freudevo, Dimitri Sokolov, Brihel Iversen, danese, classe 97, Yuri Colonna, Jalel Duranti e Alberto Dainese, anche lui classe 1998, per cui Under 21, in forza la Zalf Euromobil Désiré.
Ci riportiamo sulla testa della corsa, sempre in 14 in fuga. Dicevamo di fare attenzione a Tadej Pogačar, ma altrettanta attenzione va posta a Yuri Colonna della Petroli Firenze Opla, colui che ha vinto anche un Gran Premio della Montagna oggi. Particolare attenzione su Alberto Dainese, che sappiamo essere uomo da ultimi metri della Zalfa Aeromobile Désiré. Adesso i 14 hanno preso la salita che porterà verso il castello e che poi immetterà in quello che sarà il tratto finale. Attenzione ai primi che si trovano in questo gruppetto, perché verosimilmente sarà da lì che potrà partire poi il tentativo di esplosione, il tentativo di fuga verso l'arrivo di Spilimbergo. Li vediamo proprio inquadrati, c'è questa curva secca. Attenzione, facciamo molta attenzione sui primi tre, primi quattro, perché a sinistra si sta muovendo Dainese della ZAF Désiré Fior. Esce fuori proprio lui, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, vince in volata, vince quasi per distacco. È proprio Dainese che impone la sua vittoria sul primo traguardo di Spilimbergo. Alberto Dainese, dunque, con il numero 159 della Zalfa Aeromobile Désiré, riesce a vincere questa tappa davanti al compagno connazionale Yael Duranti della Petroli Firenze Opla e a Yuri Colonna, sempre della Petroli Firenze, che di fatto arrivano con lo stesso tempo, ma sarà il distacco poi dei primi 14. Dunque, classifica dei primi 10 di giornata, che vede Alberto Dainese vincere a Spilimbergo la prima tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, secondo classificato Yael Duranti, e va a chiudere il podio Yuri Colonna. Gentili signori e signori, ancora un cordiale buongiorno da parte di Matteo Giordano. Ci troviamo a Feletto Umberto, siamo alle porte di Udine, comune di Tavagnacco, per questa seconda tappa del 54esimo Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Feletto Umberto, Monte Matajur, 152,5 km, starter di eccezione. Si tratta di Gibo Simoni, che qui trionfò nel 1991 e nel 1993. Oggi nella sua mente sicuramente torneranno i ricordi di quella sfida epica proprio sulla salita del Matajur, che i ragazzi affronteranno negli ultimi 10 km di gara, sfida che vide per protagonisti lui e un tale Marco Pantani. La spuntò proprio Gibo Simoni, che è qui proprio per osservare anche i giovani più promettenti di questo 54esima, di questa 54esima edizione del Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia, organizzata dalla Libertas Ceresetto Pratiche Danieli. Qui siamo già nella fase di salita del Gran Premio della Montagna del Monte Matajur, siamo ai 10 km dall'arrivo. E troviamo Enrico Salvador della BS Carrera Gavardo, che sta per riprendere anche Zoccarato, ultimo reduce di una fuga lunghissima che è durata per più di 90 km. Sicuramente Zoccarato ha dato tutto e deve un attimino tirare i remi in barca, pensare ad arrivare in cima a questa vetta. Siamo a circa 5 km dall'arrivo, inquadrato è Samuele Zoccarato, che ormai sta davvero consumando le ultime energie rimaste a disposizione. Probabilmente sa che il gruppo lo sta riprendendo, per lui l'importante è arrivare in cima a questa dura salita, perché le forze non ci sono più. Vediamo che il ritmo cala vistosamente. Adesso anche Radio Corsa lo informa del probabile doppiaggio da parte del gruppo, che si sta avvicinando minacciosamente. Zoccarato giustamente si sposta in parte e lascia passare i ragazzi che stanno imprimendo il ritmo, che stanno dando davvero tutto per potersi portare poi più avanti possibile. Questa è la parte antistante del gruppo che sta cercando la fuga, che sta cercando, una volta rinvenuti i fuggitivi, di poter fare la differenza qui proprio sul monte Matajur. Vediamo ancora l'azione del gruppo che si sta per avvicinare a Monte Maggiore. Viene anche ripreso Enrico Salvador della BS Carrera Gavardo. Qui siamo a circa 4-5 km dall'arrivo e soprattutto in un tratto dove le pendenze sfiorano anche il 13%, pertanto vedete che più di qualche ragazzo che si alza sui pedali, perché la situazione comincia a farsi particolarmente difficile. Le energie cominciano a calare perché hanno già percorso 148 km di gara e qui ovviamente verrà fuori chi è più fresco, chi è più pronto per affrontare questi ultimi difficili, complicati chilometri.
vediamo che è andato via un gruppetto di circa 5 corridori, sì, sono proprio in 5, che hanno fatto il vuoto rispetto al gruppo che insegue, perché il ritmo che viene impresso è davvero un ritmo molto molto alto e che può fare la differenza su queste rampe così difficili e così complicate da percorrere. È sempre lo stesso terzetto, fa piacere ricordare ovviamente che davanti c'è anche il nostro Simone Ravanelli della ABS Carrera Gavardo, che di fatto riesce a mantenere lo stesso ritmo dei suoi compagni, i suoi avversari, ma i suoi compagni di pedalata, che sono il colombiano Rubio e lo sloveno Tadej Pogačar, che dicevamo si è messo particolarmente in evidenza anche nella prima tappa con un buonissimo ottavo assoluto, che però vale la pena ricordarlo, è il vincitore del Tour dell'Avenir, è un atleta in forza alla Continental Team di Lubiana, che assolutamente farà parlare di sé. Ci stiamo avvicinando al traguardo, Flam Rouge, triangolino, ultimo chilometro, vedete che il tempo si fa minaccioso, comincia anche a piovere. Lo spettacolo di questa salita, ultima curva, attenzione perché il terzetto ormai è sempre quello, da qui uscirà il vincitore di questa tappa. Vediamo che però nessuno vuole accennare lo scatto, adesso davvero bisogna dar sfogo alle ultime energie rimaste. Parte il colombiano Emir Rubio Reyes e va lui a vincere in volata quasi per distacco, non ce la fanno gli altri. Secondo arriva Tadej Pogačar della Continental Team Lubiana, terzo il nostro Simone Ravanelli della BS Carrera Gavardo, quarto Davide Botta, 20 secondi del team Colpack, quinto Andrea Garosi della D'Amico Utensil Nord, sesto Aldo Caiati a 23 secondi della Zalfero Mobil Desiré, si trattava dei due ragazzi che erano anche rimasti un po' attardati rispetto al terzetto iniziale, settimo Dimitri Sokolov a 28 secondi, ottavo Alberto Amici a 36 secondi della BS Carrera Gallardo. Qui rivediamo invece dalla telecamera posta sull'arrivo per il photo finish la vittoria praticamente per distacco del colombiano, nono Benjamin Brickce a 40 secondi della Tirol Cycling Team e chiude la top 10 Simone Zandomenghi a 50 secondi della Iseo Serratura. Partenza dal municipio di Lignano, ad abbassare la bandierina sono il vice sindaco di questa ridente cittadina balneare assieme al grande Dino Zandegul, il veneto passistone veloce, vincitore del titolo mondiale nella cronometro squadre da dilettante nel 1962, buono anche l'argento dell'anno successivo, professionista poi dal 63 fino al 1972, vinse un Giro delle Fiandre, 6 tappe del Giro d'Italia e la prima edizione della Tirreno Adriatico. Con le immagini ci spostiamo adesso a Gorizia, vedete il folto pubblico presente sull'arrivo, siamo all'inizio dell'ultimo giro di 18 km, situazione di gruppo ancora compatto, nessuno sembra uscire dai ranghi, probabilmente si attende l'ultima ascesa al Gran Premio della Montagna di San Floriano per cercare l'azione decisiva. La discesa anche del Gran Premio della Montagna non sarà particolarmente tecnica, però bisogna fare attenzione perché l'asfalto è un po' sconnesso, potrebbe regalarci anche delle sorprese e poi si sa bene che chi va forte in discesa riesce quasi sempre a recuperare il gap che lo separa dall'eventuale fuggitivo. Si sale per l'ultima volta a San Floriano, entriamo nelle fasi più calde di questa giornata, cari telespettatori, ed infatti credo che adesso bisogna cominciare davvero a fare attenzione perché qualcuno cercherà di mettersi in evidenza, qualcuno cercherà l'azione solitaria. E detto fatto, è lo scatto di Nico Hoetman, belga, classe 97, compagno di squadra di Pattine e Ergo Strette della VL Techniques, i due che avevano cercato di uscire dal gruppo sul primo Gran Premio della Montagna di San Martino del Carso. Poi però vi ricordate erano stati già riassorbiti. Hoetman sembra avere le forze e l'energia necessarie, però attenzione perché a velocità elevatissima esce anche Georg Zimmermann della Tirol Cycling, che cerca di andare a riprenderlo. Guardate che poderosa la pedalata, si alza sui pedali per andare subito a riprendere il belga, il tedesco non gli lascia scampo e di fatto si va a formare al comando una coppia composta da questi due atleti. Guardate le splendide immagini che vi arrivano ancora dalla zona del Colio Goriziano, circondato da queste viti bellissime. Siamo ovviamente in giorni di intenso lavoro per i vignaioli, per i contadini, perché siamo nel periodo delle vendemmie, qui si fa vino buono ovviamente.
scusate il piccolo excursus, ma ci stava secondo me. Adesso torniamo in presa diretta sulle immagini, sulla salita di San Floriano. Come potete vedere, la sede stradale è molto larga, l'asfalto in ottime condizioni, pertanto il terreno ideale per poter anche correre in assoluta sicurezza e poter piazzare magari la zampata decisiva. Staremo a vedere, perché i due si stanno avvicinando all'ultimo Gran Premio della montagna, sia della tappa che del 54esimo giro del Friuli Venezia Giulia, magicamente orchestrato e diretto dalla Libertas Ceresetto Pratiche Daniele. Vediamo che però in questo momento c'è proprio il tentativo di affondo di Zimmermann della Tyrol Cycling, che lascia di fatto sul posto il suo avversario belga. Non ce n'è più per Nico Hoedtman, che deve cercare adesso di difendere almeno la seconda posizione. Zimmermann, che non è proprio un eccellente discesista, lo vediamo anche in questi momenti stare molto molto attento a quelle che possono essere le insidie della sede stradale. Vedete che la traiettoria impostata è sicuramente una molto buona, però non spinge a tutta, ed infatti c'è il rientro. Piombano su di lui Gordian Banzier della Akros e Gino Mader della LAM Excelsior. Attenzione a questo ragazzo svizzero, classe 97, atleta secondo me pericolosissimo, in quanto vincitore di due tappe proprio quest'anno al Tour de l'Avenir, poi terzo finale nella generale comandata da Tadej Pogačar, lo conosciamo bene questo sloveno, attuale maglia gialla di questo giro del Friuli Venezia Giulia. Altre due vittorie al Tour dell'Alsazia, vincendo anche poi la speciale classifica punti, terzo al piccolo giro di Lombardia del 2017. È un elemento di sicuro futuro su cui porre molta molta attenzione. Siamo quasi al gran finale all'interno dell'abitato di Gorizia, città di confine con la vicina Slovenia. Nova Gorica di fatto si trova ad un tiro di schioppo. Mancano circa 1,5 km al termine della corsa di questo 54esimo giro internazionale del Friuli Venezia Giulia, ed il gruppo è in forte rimonta. Purtroppo per il trio che sta comandando la corsa, che si è formato di fatto nella discesa di San Floriano, potrebbe non avere vita lunga. Devono cercare assolutamente di far fronte agli assalti che arrivano da dietro, ma non sarà semplice perché il gruppo sta pedalando davvero forte, vogliono riprenderli. Questo è il lungo rettilineo che immette nell'ultimo chilometro prima di giungere al traguardo di Piazza del Popolo a Gorizia. I tre tentano ancora di darsi il cambio, ma attenzione perché da dietro davvero il gruppo viene segnalato a circa 15 secondi. Tutto può succedere, bisognerà difendere con i denti questo distacco esiguo che rimane ai tre corridori di testa, perché davvero da dietro stanno rinvenendo. Radiocorsa ce lo dice chiaro e tondo. Molta attenzione alla volata finale, attenzione perché qualcuno potrebbe approfittare di questa situazione, ma c'è Zimmermann che esce, guardate i movimenti, non proprio molto belli a livello estetiche, ma riesce forse ad imprimere il suo sigillo e va a vincere la terza ed ultima tappa di questo giro del Friuli Venezia Giulia. Incredibile, Georg Zimmermann mette il piede sul gradino più alto del podio, percorrendo più di 152 km in 3 ore 43 primi e 10 secondi, secondo il fortissimo svizzero Gino Mader, terzo il nostro Alberto Dainese, vincitore della prima tappa, quarto Gordian Banzier, a seguire Yael Duranti, Francesco Di Felice, Francesco Baldi, Yuri Colonna, Florian Gamper e Giacomo Balabio. Mentre per la classifica finale generale vince lo sloveno Tadej Pogačar, maglia gialla della Pratik Danieli, secondo Dimitri Sokolov a 25 secondi, terzo il primo italiano sul podio Andrea Di Renzo a 1,44, a seguire Ener Rubo Reyes, il colombiano a 3,27, colui che ha trionfato sul Matajur, quinto Simone Ramanelli, anch'egli protagonista di una bella azione sul Matajur, poi a seguire Davide Botta, Andrea Garosio, Aldo Cagliati, Alberto Amici e Benjamin Bricks. Vince per cui lo sloveno Tadej Pogačar. Gentili telespettatori, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e arrivederci al prossimo anno di questo bellissimo Giro del Friuli Venezia Giulia.
rientrati amici di Scratch, abbiamo chiuso la parentesi strada, bellissimo questo giro del Friuli, siamo contenti di aver avuto queste immagini e averle potute far vedere in televisione. Io credo che la televisione abbia sempre quel fascino analogico, cara mia digitale e dolcissima. No, anche dal punto di vista monetario, perché io per guardarmi sti mondiali ho fatto fuori tutta la connessione internet del telefono. Quindi... Voglio dire, la televisione è sempre la televisione. E credo che ci sia un rapporto molto intimo e anche molto condivisibile, perché se io mi guardo un film in cassetta, so che me lo sto guardando, ma me lo sto guardando da solo. Però quello che unisce un po' l'umanità, a livello anche di bioritmi, è che se io guardo un programma, come può guardarlo Fausto, te, in quel momento non è una persona sola, c'è una collettività che condivide un momento e per un testa di pirla come sono io, che crede ancora nelle geomagneticità, e dico, siamo insieme, stiamo guardando tutti quanti un programma, quindi condividiamo qualcosa insieme. Quindi questo è il valore aggiunto che avrà sempre la televisione, un po' come quando si diceva che quando era nata la televisione moriva la radio. No, erano due cose completamente diverse e ognuno ha trovato la sua identità. Speriamo di trovarla anche noi e che questa guerra tra i digitali e gli analogici finalmente finisca. Ma dico una cosa, perché le cose sono sempre uguali, Fausto, e anche a te. Si va in fuoristrada perché le strade purtroppo non è una... È una conseguenza del progresso, sono sempre più intasate e purtroppo bisogna dire che oramai l'educazione italiana è uno contro l'altro, dobbiamo essere contro i migranti, dobbiamo essere contro perché quello è di colore diverso dal tuo, quella è una religione diversa dal tuo, la motocicletta ti sta sulle palle rispetto al camion, il camion rispetto alla macchina, la macchina rispetto ai ciclisti. Dobbiamo sempre trovare la categoria in Italia e quindi credo che questa sia un'opera culturale che dovrà interpretare tante persone, però la chiave è quella. Fuoristrada vuol dire portare dei ragazzi in un sistema di tranquillità, Fausto, e quindi credo che questo sia importante anche per i genitori. Beh, tutte queste scuole di ciclismo fuoristrada che sono state aperte dalla federazione, anche dagli enti, comunque è importante che comunque ci siano delle persone qualificate che possano seguire questi ragazzini e che possano seguirli sempre, non soltanto in piccoli periodi e poi lasciarli a se stessi, perché poi comunque se riesci a prenderli da bambini e fargli capire come e quanto è bella può essere la bici, ma non per forza essendo dei talenti, perché comunque a volte escono fuori dei fuoriclassi dopo 2, 3, 4 anni che vanno in bicicletta e quindi quei bambini che sono meno bravi sono di punto di riferimento per quello che deve entrare in quel momento, perché se fossero tutti bravi quello timido non riuscirebbe mai ad entrare, no? Sì. Quindi è proprio quello il punto di riferimento, deve essere proprio l'inizio dalla persona che è meno brava e farla diventare quasi come quello più bravino. Hai detto una cosa interessante, bisogna metterli in mano dei professionisti. Sbaglio oppure è una mia impressione, quella che è comunque anche nel ciclismo, come può succedere anche in altri sport, che uno che non abbia un cacchio da fare dalla mattina alla sera si improvvisa direttore tecnico e viene là e cerca di insegnare. È successo anche a te in pista tante volte? Sì, tante volte, però poi là la va dell'atleta stesso capire da, è dove, vero, però da che pulpito proviene. E intanto riempiono dei buchi. Un po' di sedentare a volte, sì, nella gara che uno va ad affrontare, magari ho sbagliato, ho fatto bene, ma ho sentito quello giusto, però magari... Lì, a lungo andare, però a lungo andare un par di ciuffoli poi si ripetono, ce ne sono altri. Io facevo il grafico 40 anni fa, no? Poi dopo sono arrivati i computer e sono stati tutti grafici, quelli che erano disoccupati erano diventati tutti pubblicitari. I giornalisti, peccato che pochi però pagano le tasse dei giornalisti. Quello, anche questo sarebbe da... e questo sarebbe un altro capitolo da aprire. Questo fa parte di coloro che eccellono, perché tu comunque, voi... Siete stati una parte eccellente del movimento ciclistico. Con quello che avete fatto miracoli. Avete comunque portato dei giovani, avete portato delle persone. Poi credo che fare i commissari tecnici in una zona come l'Italia del ciclocross... È bello vedere gli atleti della nazionale italiana salire sul podio, è il massimo dell'emozione, ma è anche bello vedere un atleta, un corridore che nasce da questi centri piccoli o grandi, dai ciclodomi tipo l'Umbria che ce n'ha diversi, oppure sparsi in Italia, oppure un ragazzino della Puglia che ti sale sul podio e ti vince. Quelle sono emozioni che ti fanno salire su, dice cavolo, abbiamo fatto
qualcosina di... Io ricordo ancora, a distanza di, penso, 4-5 anni, un'intervista che fece a Verre, che povero ragazzo, di notte arrivava, veniva, faceva 1000 chilometri, dormiva in macchina, povero, la passione, cioè queste cose qua bisognerebbe veramente fare delle trasmissioni ad hoc, no? E dire, e c'è la passione, dove dormite? Dormite in macchina, queste due ore, è andato, si è fatto un culo grande così, ha vinto, e poi tornava a casa la sera stessa, perché i costi sono anche tanti, Fausto. È un bel atleta. Anche un bel atleta. Mm. Beh sì, quando si organizzano delle gare... Oh, questi sono Highlander però, si sfondano. Sì, anche c'era Fabio. Anche un altro atleta, Salviani, lo stesso Folcarelli, che comunque si affrontano dei grandi trasferti. Noi che facciamo tanti chilometri per andare in giro, ma comunque... è il nostro lavoro e di sacrifici se ne fanno tanti. Noi, ecco, quando cominciamo per capire come dovrà essere improntato anche il Giro d'Italia, cerchiamo di dividere un po' le tappe, un po' al nord. Me ne dai qualche? Perché siamo sei qua, sarebbe da parte mia anche stupido non chiederti le tappe, perché poi le metteremo anche a confronto col Master Cross, col Trofeo Trivento, sì. E chissà anche da Ancona, dalla Sicilia. Mandateci le immagini. E anche dall'estero minuto, arriva volentieri. Qualcosa, certo. Quest'anno. Quali sono le tappe? Ma intanto la prima tappa è il 7 ottobre a Senigallia, poi il 14 andremo a Sappada di Udine, e da poco è cambiata, sì, la dicitura, è diventata comune di Udine. Poi scendiamo a Lignano Sabbie d'Oro, Ferentino... Si vedrà sabbia là finalmente. Sì, anche alla prima tappa avremo un po' di sabbia. Bene. Lignano Sabbie d'Oro faremo la gara del 28, il 21 ci sarà la Coppa del Mondo in Svizzera, dove cercheremo di portare qualche atleta giovane per fare esperienza, per far vedere un po' la differenza di quello che c'è. Poi si discende l'11 novembre a Ferentino. Era la data del 16 dicembre, abbiamo seduto al Vittorio Veneto, un piacere perché comunque... Sempre attività è. Dopodiché scende il 2 dicembre a Grumonevano, il 6 gennaio chiudiamo a Capannelle con la memoria di mio papà. E poi ci sarà la Capitale Italiana e poi ci sarà il Mondiale, sì, vabbè. Avremo molta attività comunque in Italia, c'è tantissima attività, già queste gare del Mastercross, comunque tutte internazionali, fanno comodo, logicamente sono cambiati i regolamenti, prendendo punti internazionali adesso non te li riconoscono più in classifica di Coppa del Mondo nella griglia, quindi anche di qua come Giro d'Italia ho detto cerchiamo di risparmiare un pochettino, mi pare anche ovvio, diamo qualcosina un po' più di premi. È una domanda che ho fatto la settimana scorsa a Garmin. Prima cercavamo di organizzare più gare internazionali incentivando tutti. Tutti gli organizzatori, perché comunque prendendo punti siamo arrivati io pensavo fosse una cosa buona quella, perché volevo riesportarla nei velodromi per poter far più gare, per poter avere anche più ranking da parte dei corridori. Certo. Quello era secondo me uno stimolo in più. Ma il fatto è che comunque l'Unione Ciclista Internazionale si è accorta che molti atleti di spessore snobbano un pochettino le coppe del mondo. Andavano a prendere più moneta, più soldi, come Van der Poel e Van Aert, che comunque hanno dei gettoni molto elevati, 10-11 mila euro a partenza, e snobbavano un pochettino la Coppa del Mondo, quindi allora hanno deciso che quei punti internazionali che si prendevano in giro non fossero più buoni per le griglie di partenza in Coppa del Mondo. Quindi le motivazioni ci sono? Sì, però comunque le gare internazionali ben vengano, perché comunque... logicamente un organizzatore quando organizza una gara internazionale non riesce a stare al ritmo di chi ha tanta moneta, perché se andiamo a prendere una delle più piccole gare che ci sono in Belgio viaggiano dai 6 ai 700 mila euro, 700 mila euro soltanto di sponsor, più per 25, noi, anche noi 40, ci facciamo 40.000 persone. Noi ci facciamo 8 anni. Sì, ha voglia. Beh, forse intanto spero di avere quelle immagini. Mi pare che la produzione sia sempre di Zappacena e Christian Bock. Sì, è sempre squadra vincente. Video service. Ci saranno loro, come comunque è un server che, diciamo, è un po' un contesto sempre familiare, no? Cerchiamo sempre di lavorare con le stesse persone, perché comunque... Noi avremo queste immagini, Fausti? Come no? Sì, ma possiamo comunque... Io sono del parere che comunque nessuno deve essere padrone di nulla, cioè se c'è un'immagine è giusto che tutti la vedano, anche perché i bambini imparano da quelle immagini, quindi spesso vanno a guardarti bene, fanno i mali mortacci. Ah, beh, ma è normale, così. Vieni, siamo in chiusura.
La chiudo con la Marcor delle sei giorni, ma abbi pazienza, ma io sono rimasto quegli anni. La pista fa bene e quindi come porta... ciclocross, sì, la pista, il ciclocross fa bene e porta a fare anche tantissime vittorie su strada. Questo quindi, è che Tommaso Dalla Valle proprio per questo motivo l'hanno convocato alle Olimpiadi. Ma abbiamo fatto una lista di nomi, inizialmente c'ero anche io come tecnico perché abbiamo fatto le Olimpiadi passate giovanili, quindi Singapore e Nanchino, e abbiamo vinto anche medaglie d'oro e d'argento. All'inizio dell'anno non si sapeva ancora chi tecnico che seguiva questi certo. ragazzi, abbiamo fatto una lista di nomi, c'era lui dentro e è stato bravo lui a vincere e farsi notare in questo momento. In tutte le discipline comunque. Sì, lui è molto polivalente, infatti io ho scelto i nomi dei nostri atleti. Ma mi pare giusto. Del ciclocross. Hai speranze per qualche campioncino futuro per quanto riguarda il ciclocross? Ma io credo che comunque... Tifiamo tantissimo per le ragazze perché comunque stanno crescendo moltissimo, quindi c'è un ricambio generale molto ampio, valido, e poi l'abbiamo visto anche su strada. Su strada parlavamo oggi con Luigi, anche il Giro della Toscana, prime e seconde, gli atleti che vengono fuori dal ciclocross. Maria Giulia La Soraia. Agli europei su 10 atleti in fuga, 8 erano crossisti. Lo diciamo da anni. Alla fine, come mi ha detto Trentin per telefono, ha detto Fausto, la battuta che ho fatto a Van der Poel e Van Aert, ho detto che facciamo noi qua che siamo crossisti, il campionato europeo su strada. Ma i mondiali andrà a Trentin? Non l'ho letto, ci sono 5 nomi che mancano, da inserire. Visto Aru, insomma, bisognerebbe anche capire chi è più in forma, perché il prossimo anno Aru sicuramente diventerà di nuovo un big, però ci auguriamo tutti i Trentin che potrebbe essere... Sicuramente Cassani sa chi invita. Non lo diciamo mica per fare i commissari tecnici, Davide, per carità, però ho un po' di tifo, credo che Fabio riesca a fare un bel mondiale. Sì. Una piccola parentesi la farei con tutti gli atleti che fanno fuori strada, mountain bike e ciclocross, devono fare più attività su strada, perché in Italia non siamo abituati a fare attività su strada che è propedeutica alla preparazione base per poter emergere in queste discipline dove i ritmi sono diventati altissimi. Con le copertine che abbiamo messo in onda la settimana scorsa con Elena Lazzaro abbiamo visto delle strade che potrebbero essere deputate ai grandi allenamenti del ciclismo. Basta avere un po' di volontà politica, guardare un po' oltre e rendersi conto che questo paese straordinario lo possiamo rendere straordinario soltanto noi attraverso cosa? I ricordi di quello che eravamo. E insomma, non è che siamo nati italiani e stupidi, siamo nati italiani dal barocco in poi, da Scarlatti, e non vi dico altro perché sennò finiamo qua la trasmissione. Io ti ringrazio, cara Elenia. Grazie a voi. Ti ho messo un po' sotto pedagogica. Assolutamente. E c'è la Grand'Air qua. Forse Giro d'Italia lo trasmetteremo anche noi. Grazie a te, caro mio. Grazie quando ti vedo con... sei rimasto sempre tale e quale alla nostra nostalgica sei giorni. Noi diamo appuntamento settimana prossima con qualcosa? Sì, abbiamo delle novità, abbiamo dei reduci dai mondiali di Lenzerheide. Oh, che bello, insomma, settimana prossima. Grazie Fosti, grazie Luigi. Grazie a voi. Grazie.